Ciao e benvenuti a un nuovo video. Sì, avete visto bene, Glossybox. Glossybox finalmente spedisce anche in Italia, arriva comunque sempre dall'Inghilterra, ma da magazzini che spediscono in Italia, quindi senza dogana per il momento. Mi hanno inviato due box a caso per mostrarvele e per dirvi che c'è un codice sconto per voi sull'abbonamento delle box. Allora, io mi sono scritto tutto e adesso lo leggerò perché gli abbonamenti sono davvero tantissimi. È sempre la Beauty Box in abbonamento. Allora, intanto parliamo ovviamente di sterline ed qui sotto trovate il codice per avere 5 sterline di sconto sul vostro primo ordine, che può essere di una box singola, di un abbonamento, quello che preferite. Parliamo ovviamente di sterline e vi faccio la conversione più o meno in euro, vediamo. Allora, gli abbonamenti possono essere un mese e se paghiamo mensilmente, se paghiamo solo una box, 13 e 25 sterline, circa 16 euro, mentre se scegliamo l'abbonamento annuale, però col pagamento mensile, 11,75 sterline, che sono 14 euro ogni mese. Se invece facciamo il pagamento unico, quindi scegliere l'abbonamento a 3, 6 o 12 mesi, pagando però in un'unica soluzione ed è 3 mesi 38 e 25 sterline, che sono circa 12 sterline 75 a box, il totale è 46 euro. Quella da 6 che sono 69 sterline, 11,50 sterline a box, circa 82 euro. Quello da 12 mesi, che però paghiamo una volta sola e poi basta, arriva tutto l'anno. 132 sterline, che sono 158 euro, 11 sterline a box, che è quello più conveniente di tutti. Però io vi scrivo tutto qui sotto nell'info box perché ho guardato tutti gli abbonamenti. Codice promo nell'info box per avere 5 sterline di sconto sul vostro primo ordine di qualunque abbonamento scegliate. E direi che ci interessa molto di più andare a vedere come si comportano queste box. Allora, non so se partire su questa che è rosa, quella classica loro, o questa qui bianca che è Glossy Timeless Treats, tutte e due molto carine. Qual andiamo? Andiamo prima con la rosa, mi piace la rosa. Andiamo ad aprirla. Ok, dentro è così. Ok, allora Glossy Box UK 2022 marzo. Ok, open me. Open me e io vi apro. Cordino, velina, e all'interno è così. Vediamo che cosa c'è. Ci sono diversi prodottini. Allora, partiamo con Bubble Tea, Peony e Cherry Blossom, Stone Shower Gel, Peonia e ciliegia, Cherry Blossom, con infuso di tè. Ah, però, e cerca aiuto. È un 100 ml, è chiusa, quindi dovremmo andarla ad aprire per sentire il profumo. Fresco, molto fresco. Può piacere per la doccia. Poi Bubble Tea, ho provato qualcos'altro e mi è piaciuto. Ora vediamo anche lui. Poi non so se tirare fuori tutto. Allora, io ho visto una cosa che devo mostrarvela subito. Comunque sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Che cos'è questo? Mallow & Marsh Vanilla Marshmallow. Una barretta al cioccolato con marshmallow. Oddio. Scade 9 dicembre 2022. Ok, siamo ancora in tempo. Ha un sacco di zucchero, ma sarà da provare. Ecco, però con cioccolato al latte potrebbe anche essere buona. Proveremo, sono curiosa. Adesso no, non è proprio il momento. Poi, finché ce l'ho in mano, questo è Elikhia Beauty. Illuminante vegan naturale eco friendly 15 ml
in gocce. Oddio. Ok, la maglia bianca oggi è proprio la scelta perfetta. Ma mi piace perché non è una crema, sembra quasi un olio, ma è un illuminante, non è profumo, è illuminante per il corpo. Liquido ultra come base per fondotinta. Allora, asciuga immediatamente, cioè guardate, è già asciutto. Bello. Particolare, mi piace. Mi piace anche come blush luminoso, particolare perché è già asciutto. Andiamo avanti. James Reid Gradual Tan Sleep Mask Tan Body, quindi un autoabbronzante da notte. Sleep Mask Tan Body 24, ok. Intanto sto cercando la quantità, 100 ml. Mask Tan Body per il corpo, si applica di notte perché non può essere in contatto con l'acqua per 6-8 ore. Ok, il profumo lo devo sentire. Non sa di autoabbronzante ed è tipo un gel, crema gel. Da provare perché comunque se il colore è abbastanza delicato ci può anche stare per, come si dice, ritonalizzare l'abbronzatura. Se state vedendo dei passaggi qua dietro sono le tortore perché è ora di cena per loro e oddio, questa era la borraccia dell'acqua e qui loro hanno la loro pappa. Hanno la loro pappa. Sì, ma tanto loro vengono da me, non c'è problema. Allora, Magnitone London Whiteout Amazing Microfibra, un guanto struccante in microfibra. Questi non sono mai abbastanza. Vediamo questo. Ah, è proprio un pannetto. È morbidissimo. È morbidissimo. Mi piacciono tanto, oltre che per essere struccanti, anche per rimuovere le maschere. Soprattutto io che utilizzo le maschere in carbone e quelle che vanno ad asciugare e poi sono difficili da rimuovere. Questi mi piacciono tanto. Mi piacciono questi pannetti ed è morbidissimo. Ultimo prodotto per questa box, Mood Stick pH Change. Ah, un lipstick che cambia con il pH del sopra questo. Però non è ok. Come lo apro? Never Blue. È cruelty free. 3,5 grammi, ma io lo voglio aprire. E lo aprirò. Ok, bello il pack in cartone. È particolare, eh? È particolare, però vediamo. Cambierà col pH qui. Sì, guardate. Qui diventa questo rosino delicato delicato. Che carino! Che carino! È carino e mi piace molto questo pack in cartone. Mi piace. Questa box che era quella di che mese? C'è scritto qui. Di marzo. Mi è piaciuta. E trovo che per 14... No, una box sono 16 euro, mentre l'abbonamento mensile è 14. Può valere. Gossipbox ne hanno sempre parlato molto bene e inizio a capire perché. Posso provare a rimuovere un po' di prodotti prima di andare ad aprire l'altra box che è quella pH. Ok, mi sono uscite un sacco di salviettine. Ecco fatto. E andiamo con l'altra che è quella bianca, Timeless Treats Beauty. Ah, e qui c'è scritto febbraio 2022.
mentre nell'altra abbiamo detto che era marzo, quindi le ultime due, Time Stitch, Glossy. Ah, c'era anche il codice per scansionarlo e vedere i prodotti. Valida come cosa. Apriamo. In questo caso c'è 1, 2, 3, 4, 5 prodotti, mentre nell'altro erano 6. Ok, magari questo per via del valore. Vediamo un po' che cosa abbiamo. Questo è il primo. Paradox. Ah, forse sapete che cosa? Erano sempre 5. Il 6 di questa qua era la barretta al cioccolato, che probabilmente era tipo omaggio. Ci sta, perché è una box beauty. Allora, Paradox. Oddio, cosa è successo qui? È uscito un po' il prodotto. Paradox Repair 3 in 1 Conditioner Air Mask Finishing Cream. Ok, è un prodotto che a 50 ml che può fare da trattamento 3 in 1, crema disciplinante, balsamo o maschera per i capelli. L'unica cosa è che vedo che vegan, cruelty free, plastic free, effettivamente sì, è un po' uscito, però sembra che si sia fermato. Allora, io comunque lo provo, sono curiosa e lo proverò. Andiamo avanti. Oddio, cade tutto. Vegan Be Happy Skin, Original Skin, Essence Toner, Lotion con camomilla, calendola e aloe vera. Natural ingredienti, alcohol free, cruelty free, vegan, è un tonico per il viso, applicare mattina e sera. Ok, un po' profumato, da provare. L'essenza, l'essenza tonica, applicare prima della crema idratante, utilizzare mattina e sera. Da provare, sicuramente da provare. Queste blossom box mi stanno piacendo per adesso. Rituals, che mi piace sempre. Allora, Sparkling Air and Body Mist, quindi un profumo per corpo e capelli. Questo è da 20 ml. Certo che scrive l'oroso sulla confezione gialla. Ritual of Mer. Buono, mi sembra molto buono. Ok, non lo conoscevo, quindi buono. Ultimi due prodotti piccolini. Abbiamo il La Masca Liquid Eyeliner, ok, da 1,2 ml, nero. Il La Masca è un marchio molto valido. Se poi matita uscisse anche, penso che sia una matita o un eyeliner. È proprio un eyeliner. Bello nero, bello pigmentato, e ho provato a fare anche delle linee più spesse, non si apre, quindi mi piace, assolutamente, questo mi piace. Poi, ultimo prodotto, The Beauty Crop BFF Brow Friend Forever. Ah, un mascara per le sopracciglia, questi trasparenti. Questo è da 'Non è dato sapere la quantità, e allora tiriamolo fuori e basta. Magari è scritto qui? No. È una zanzara? Eppure ho l'autan. Vabbè. 4 ml, proprio un mascara trasparente per fissare le sopracciglia. Sì, è una zanzara che sta girando. Devo riuscire a fermarla, anche se ho l'autan. Forse è tratta dal profumo che ho spruzzato prima. Piace, piccolino, compatto,
Ci sta, mi piace. Allora, mi piaceva di più la prima box, ma anche questa è abbastanza soddisfacente. A questo punto fatemi sapere se l'abbonamento vi incuriosisce. So che parlavano molto bene delle box della Glossy Box, ma non spedivano in Italia. Ora finalmente spediscono in Italia e so che tante sono contente. Vi ricordo il codice sconto per avere 5 sterline di sconto sulla prima box. Ed è niente, io ho mostrato un po' i prodotti che potrebbe contenere, ovviamente alcuni mesi un po' più soddisfacente, altri mesi un pochino meno, ed è, poi dipende sempre ovviamente da tutto e dai gusti personali anche. Niente, e direi che con questo era tutto ed è, io vi do appuntamento al prossimo video sperando di aver tenuto un po' di compagnia e fatto conoscere qualche prodottino nuovo e soprattutto una box molto interessante a mio avviso, credo. Fatemelo sapere voi. Al prossimo video! Ciao!